Ciao, sono Maria Orlando. Oggi cucinerò con la mia pentola Flonar Cookie e presenterò una cena, uno spezzatino di manzo. Vi farò vedere che in pochissimo tempo otterrete degli ottimi risultati. Gli ingredienti sono 400 g di manzo magro, dell'olio, del pepe, una carota, una cipolla, del sedano, dell'alloro, polpa di pomodoro e mezzo bicchiere di vino bianco, in più del brodo che dopo vi farò vedere come si usa. Prendiamo la nostra pentola, buttiamo giusto un filo d'olio, prendiamo il nostro spezzatino bello magro, lo adagiamo sul fondo della pentola, accendiamo il fuoco, adesso lo facciamo rosolare per 10 minuti col coperchio a fuoco abbastanza vivo e chiudiamo e aspettiamo. Quando vedete che il pistoncino rosso inizia ad alzarsi, abbassate il fuoco e procedete per 5-6 minuti. Di tanto in tanto la potete aprire per rigirare i pezzetti di carne. Coprite di nuovo e continuate la vostra cottura. Ora la mia carne è cotta, è ben rosolata, come potete vedere. La prendo, la adagio in un piatto. E la mette a riposare con un coperchio. Togliamo la pentola dal fuoco, prendiamo le nostre verdure, tutte fatte a dadini, e le versiamo nella nostra pentola. E le rimettiamo la pentola sul fuoco col suo bel coperchio per altri 5-6 minuti. Facciamo insaporire il tutto. Che le nostre verdure si stanno rosolando per 5-6 minuti, abbiamo preparato un po' di brodo caldo. Ad aggiungerlo è il momento che riuniamo tutto il composto. Controlliamo le nostre verdure, di tanto in tanto le giriamo un altro pochino e saranno pronte. Le chiudiamo e aspettiamo altri 2-3 minuti. Ora le nostre verdure sono cotte. Apriamo la pentola, come tutti ben sappiamo che possiamo aprirla quando vogliamo, che non succede nulla. Prendiamo il nostro spezzatino, lo inoltriamo, gli diamo una bella giratina. Prendiamo del vino rosso e lo facciamo evaporare a fuoco molto vivace. Per 5 minuti senza coperchio. Intanto la nostra carne sta evaporando. Sfumato, prendiamo la nostra passata di pomodoro, circa 2-3 cucchiai, uno, questo è un po' troppo, due, e amalgamiamo il tutto. Con l'aiuto del nostro brodo che precedentemente avevamo preparato, aggiungiamo qualche mestolo di brodo. Rimettiamo il nostro coperchio, una cottura lenta e costante per una mezz'oretta. Passata la nostra mezz'oretta, ci accingiamo ad aprire la nostra pentola. Ecco qua. Questo è il risultato. Il profumo è delizioso, mi spiace che non lo potete sentire, ma sicuramente pure a voi capiterà così. Aggiustiamo con un po' di sale e
e un po' di pepe. Amalgamiamo tutto. Giusti altri 5 minuti e il nostro piatto è pronto. Rimettiamo il nostro coperchio. Passando circa 40 minuti, oramai la nostra carne è pronta. Ci accingiamo a aprire la pentola. Questo è il nostro risultato. Lo adagiamo in un piatto da portata. Raccogliamo le nostre verdurine. Ecco qua. Il gioco è fatto. È un'ottima cena e buon appetito!